Una vita vissuta nell'obbedienza al servizio di Dio, lo stesso Dio che ha ispirato le oltre 10.000 pagine che hanno composto i suoi diari e che oggi sono diventate la prima testimonianza della sua santità. Eppure Luisa Piccarreta, conosciuta nel mondo come Luisa la Santa, non aveva una formazione scolastica tale da consentire un'opera così raffinata. Malata sin da tenera età, Luisa ha trascorso oltre 70 anni della sua vita a letto, accogliendo le persone che a lei chiedevano conforto. La storia della sua vita è stata raccolta in una biografia ufficiale, fortemente voluta dall'Arcidiocesi di Trani, che già nel 2005 ha trasmesso alla Santa Sede gli atti di chiusura dell'inchiesta diocesana sulla vita, virtù e fama di santità della serva di Dio, iniziata nel 1994. Nella serata di ieri, la biografia redatta da Maria Rosaria Del Genio è stata presentata in un pubblico incontro dall'Arcivescovo Monsignor Picchierri. Un libro la cui presentazione arriva a pochi mesi dal 150° anniversario dalla nascita della serva di Dio, che verrà celebrato nel prossimo aprile con un convegno internazionale proprio a Corato. Che Luisa è stato un punto di riferimento di un amore molto grande che richiamava l'amore di Dio. E poiché la gente ha sempre un desiderio enorme di essere amata e quindi ha questa nostalgia enorme di Dio, questa persona, malgrado stesse sempre a letto, malgrado fosse una persona semplice e umile, traspirava proprio un grande amore. La gente si sentiva amata e questo amore era un segno del Dio che viene. Questa però è una pubblicazione voluta proprio dalla diocesi e quindi dalla segreteria stessa del processo di Luisa Piccarreta, perché potesse costituire un canovaccio per una anche posizione futura che noi ci auguriamo di poter compilare nel più breve tempo possibile.